Buonasera, buonasera a tutti quanti. Siamo in, in ambito natalizio e quindi speriamo di essere lieti, affaccendati a correre tra la neve. In Emilia Romagna abbiamo un po' di neve. Sto parlando da Forlì, sono Miro Cortini. Questa è la trasmissione di che cosa stiamo parlando. E questa volta sarà un po' uno zibaldone, come per richiamare un libro importantissimo del grande Giacomo Leopardi. Zibaldone nel senso che è un po' un'amalgama di vari spunti, perché poi comunque forse penso che dovrebbe essere un po' la mia direzione, nel senso che per mezz'ora mi rendo conto, seguire una persona che parla, per quante cose posso dire interessanti, che non è vero, però è difficile. Quindi cambiare il registro, il tono e le argomentazioni credo che possa servire anche a voi per seguirmi di più, insomma, o comunque essere stimolati anche nell'ascolto, perché è fondamentale, è il nostro mestiere, insomma, cercare di rendere il vostro ascolto il più variato e il più interessante possibile. E per dire questo, con che cosa partiamo? Partiamo con una barzelletta. Qui stavamo dicendo prima con Rosario Moreno, il signor Sayus, che in fondo siamo in una specie di caffè dove tu fai il barista e mi metti a disposizione tutto il tuo bar, e io sono un avventore che straparla, che dice cose, qualche cosa di buono, qualche stupidaggine, un po' come succede poi nei bar. E quindi siamo in questo caffè, in questo bistrò, in questa brasserie, chiamatela come volete, e cerchiamo di parlare insieme. Io cerco di immaginarvi qui in ascolto e quindi cerco di fare del mio meglio per stimolare il vostro ascolto, appunto. E partiamo con il file audio, no? Sayus, non l'avevamo segnalato. L'avevamo segnalato, ma ovviamente aspettavo il tuo ordine, okay. Il tuo perfetto. Comando. Va benissimo. Allora partiamo, okay, col file audio subito. Esatto. Salve, buongiorno. Ricontinuiamo la nostra piccola rassegna di piccole riflessioni per iniziare la nostra trasmissione. Di che cosa stiamo parlando? Sono Miro Cortini, questa è Radio Science, un network di 10 radio web. E quindi, come le altre volte precedenti, le ultime due, abbiamo iniziato con questa piccola lettura da 101 Storie Zen, e così come cappello introduttivo. Oggi leggiamo il numero 8 di queste storie, Grandi Onde, e anche il numero 5. All'inizio dell'era Meiji viveva un famoso lottatore che si chiamava Onami, Grandi Onde significa. Onami era fortissimo e conosceva l'arte della lotta. Quando gareggiava in privato vinceva persino il suo maestro, ma in pubblico era così timido che riuscivano a batterlo anche i suoi allievi. Onami capì che doveva farsi aiutare da un maestro di Zen. In un piccolo tempio poco lontano soggiornava temporaneamente a Kuju, un insegnante girovago. Onami andò a trovarlo e gli spiegò il suo guaio. «Tu ti chiami Grandi Onde», gli disse l'insegnante, «perciò stanotte rimani in questo tempio. Immaginati di essere quei marosi. Non sei più un lottatore che ha paura. Tu sei quelle ondate enormi che spazzano via tutto davanti a loro, distruggendo qualunque cosa incontrino. Fa così e sarai il più grande lottatore del paese». L'insegnante lo lasciò solo. Onami rimase in meditazione, cercando di immaginare se stesso come onde. Pensava alle cose più disparate, poi gradualmente si soffermava sempre più spesso sulla sensazione delle onde.
Man mano che la notte avanzava, le onde si facevano più grosse. Spazzarono via i fiori coi loro vasi, sommersero perfino il Buddha nella sua cappella. Prima dell'alba il tempio non era più che il continuo fluire e rifluire di un mare immenso. Al mattino l'insegnante trovò Onami assorto in meditazione, con un lieve sorriso sul volto. Gli batté sulla spalla. «Ora niente potrà più turbarti», gli disse. «Tu sei quelle onde, travolgerai tutto ciò che ti trovi davanti». Quel giorno stesso Onami partecipò alle gare di lotta e vinse. E da allora nessuno in Giappone riuscì più a batterlo. Poi passiamo alla storia Zen numero 5, brevissima ma intensissima, secondo me. Se ami, ama apertamente. 20 monaci e una monaca, che si chiamava Eshun, facevano esercizio di meditazione con un certo maestro di Zen. Nonostante la sua testa rapata e il suo abito dimesso, Eshun era molto carina. Diversi monaci si innamorarono segretamente di lei. Uno di questi le scrisse una lettera d'amore, insistendo per vederla da sola. Eshun non rispose. Il giorno dopo il maestro fece lezione ai suoi discepoli e alla fine della conferenza Eshun si alzò. Rivolgendosi a quello che le aveva scritto, disse: «Se veramente mi ami tanto, vieni qui e prendimi subito tra le tue braccia. Grazie dell'attenzione». Ben ritrovati, eccoci qua. E quindi, come avevano detto, atmosfera natalizia, e speriamo che sia lieto per tutti voi. Già anticipo i saluti e il buon Natale che vi darò alla fine. E voglio anticiparvi appunto questa cosa, che probabilmente, se passerà la ghigliottina della censura del signor Saius e del nostro giornalista soprattutto, c'è un pezzo che sarà nel news di gennaio che io ho scritto e che richiama a riferimento a questo libro di cui ho fatto vedere prima in una diretta non voluta. Comunque, questo Filippo Ceccarelli, che è un notista, cronista politico da 40 anni e passa, che ha raccolto dati e annotazioni varie sulla storia politica in Italia, ma attraverso il suo aspetto più, diciamo, vi leggo meglio quello che è scritto nel frontespizio del libro. Comunque, tutto il materiale sono 927 pagine e appunto il titolo è Il potere in Italia da De Gasperi a questi qua, li chiamo proprio così, cioè il governo attuale, di cui parla nulla, non dice nulla, anche perché secondo lui si autocondannano poi da soli e si autocommentano soprattutto. Comunque, nel frontespizio, nel retro c'è scritto questa cosa qui: ci sono i comunisti e gli scomunisti, i barbari padani e i democristiani, i socialisti craxiani e non craxiani, i postfascisti e i berluscones. 70 anni di costume, 70 anni di costume, di scissioni, di precisazioni, di essere uguali ma diversi, hanno finito per affollare il nostro paese di tribù e sottotribù politiche, ognuna con i suoi tic, le sue parole d'ordine e di controordine, i suoi vizi privati, soprattutto queste cose qua, i suoi vizi privati e le sue pubbliche virtù. Filippo Ceccarelli, curioso di professione, si inabissa nelle infinite pieghe di questa storia cominciata con il dopoguerra e forse ora finita per sempre. E in un paese senza memoria, questo grave, ricuce ossessivamente i dettagli del lunghissimo romanzo italiano. Sono dettagli che parlano di noi, di chi il potere lo ha avuto e lo ha perso, di chi lo ha subito e combattuto alla ricerca delle tracce, dei fili in grado di raccontarci come siamo diventati e quello che siamo. Sostenuto dalle carte e dai ritagli contenuti nel suo impressionante archivio,
sui politici italiani 334 raccoglitori e 1500 cartelle, pari a una torre di 45 metri e al tir, un tir intero, che è stato necessario per trasferirlo, perché l'ho donato tutti questi dati alla biblioteca della Camera dei Deputati. Cercherai di scrivere un libro appassionato e definitivo che, attraverso un uso sapiente e raffinato dell'aneddotica e una scrittura arguta e spiazzante, mette il paese allo specchio impietoso della sua storia, anche se può sembrare ormai anacronistico questo andare al fondo, questo accanirsi sulle conseguenze del disincanto. Per dirvi il tono e come scrive questo signore, vi leggo una piccolissima, come ho detto, questa mia trasmissione è un prendere un po', raccogliere di fiori in fiori cose pubblicate, non mie, ma anche questa scelta, se permettete, non è banale, insomma, bisogna poi saper scegliere, saper leggere, saper scegliere. E l'onda lunga delle porcherie, questa parla del periodo di Berlusconi, per dire, nell'indice dei nomi Berlusconi è citato 242 volte, per fare un paragone, il signor Enrico Berlinguer, il grande Enrico, mi permetto, 56 volte solamente. Va bene. Fu rispetto a questo, a tutto questo che Veronica, ve lo ricordate, no? Veronica Lario, assestò il classico calcione dove Papi Berlusca si sentiva meglio. Ma anche al netto delle brusche conseguenze coniugali, una separazione annunciata per ANSA e spiegata a Repubblica, quotidiano avversario, eppure della figuraccia per un uomo politico che fino ad allora si era di continuo autodefinito un buon padre di famiglia, l'intera storia attirò comprensibilmente un interesse planetario. Ce n'era insomma abbastanza per il Presidente del Consiglio e anche di più per darsi una bella calmata. E invece niente, nei mesi che seguirono il Cavaliere continuò a darci e a ridarci dentro in modo pazzo e imprudente. Con tutto questo suo sollazzo o questa sua debolezza erano da un bel po' diventati un pericoloso affare di Stato, di quelli in cui tutti, ma proprio tutti, si sentivano autorizzati a ficcare il naso e mettere bocca. E così, dopo la Vergine di Casoria, non so se la ricordate, quella dove lui andò a fare un compleanno, ebbe inizio la grande epopea terminale ed entrarono in scena l'ape regina, le ninfe della Certosa, la maliarda intercetta tutto di Bari, l'igienista dentale, che è una che ancora penso sia in Parlamento, l'igienista dentale a mezza via tra Don Verdè e Colorado Caffè, e le tante agguerrite e insistenti bellezze di via Olgettina, le Olgettine appunto, e la Lolita magrebina, Rubi Rubacuori o Rubabaci, che fosse, insomma, la nipote di Mubarak. Ecco, questo è un po' il tono, e io su questo ho fatto un pezzo, sì, richiamando quest'autore, questa cosa qui, che mi sembrava interessante. Ho sentito una trasmissione su Radio Capital dove veniva intervistato in maniera approfondita e mi è sembrato un libro importante, più importante, essendo unico, sì, lui ne ha scritti tanti anche altri, di tutti quelli che ci propina il signor Vespa ogni anno, insomma, su Sesso e Potere ha cominciato lui a scrivere, per esempio, prima cercherei, il signor Vespa, vabbè, non giudico, mancherebbe, giornalista, premiato, accreditato, sicuramente. Bene, detto questo, passo proprio a una stupidaggine che vi voglio dire, così, che è una battuta molto vecchia, ma ci può star bene, soprattutto in questo periodo natalizio di regali e quant'altro. Allora, lei a lui: ma caro, non mi regali mai niente. E lui, così disincantato: ah, cara, scusami, non lo sapevo che vendevi qualcosa. Ecco, questa stupidaggine così per alleggerire un po'. E detto questo, passerei
I prossimi minuti vi leggo delle cose che ho trovato quando ho indagato la volta scorsa. Vi ricordate, le volte scorse, sono ormai tre trasmissioni che non lascio perdere, riprenderò e approfondirò perché mi sto leggendo alcune cose importanti sulle derive della tecnologia e quindi sono partito dall'impatto sociale dell'informatica che già negli anni 80 io lessi qualcosa, poi ovviamente le cose sono cambiate in maniera esagerata, sempre più si parla di algoritmi che regolano la nostra vita, anche oggi proprio ho letto, ho visto l'immagine del CMP, Centro Meccanizzazione Postale di Rosario, che lavora con dei robot e smista miliardi di pacchi in una maniera incredibile. Ecco come cambia il lavoro, per dire. E come Amazon, che è anche il maggior gestore del cloud, sta entrando nelle nostre vite in maniera preponderante. Però ha delle cose interessanti, ha dei bei gadget, ha delle belle magliette, quindi andiamo tutti su Amazon che risparmiamo. Poi magari il venditore sotto casa o comunque di quartiere che chiude, beh, vabbè, questo è l'economia, ragazzi, è l'economia del profitto, non ci si fa niente. Bene, andiamo avanti. Quindi ecco, cambiando proprio registro ancora, ecco appunto, mentre indagavo questi discorsi proprio in maniera molto banale su Google, ho digitato dipendenza e internet e da lì mi si è aperto un mondo. Ho letto varie cose, magari ci si potrà fare anche una trasmissione proprio in specifico sulle psicopatologie legate alla dipendenza dalle nuove tecnologie, dai social e quant'altro, che è una cosa grave, una cosa della quale c'è poco da scherzare. Però insomma mi si è aperto anche quest'altra cosa attraverso Wikipedia, sono arrivato a Wikiquote, Wikimedia, Wikisearch, va bene, tutti questi campi che vi invito ad indagare, perché Wikipedia non è solo un dizionario, ci sono tante altre cose, tanti altri ambiti di ricerca, dove si fa proprio vera ricerca. Si fa sulla rete, però si fa ricerca seria, insomma. Cioè, Wikipedia viene preso solo come un dizionario, ma non è solo questo. E quindi mi sono capitato su questo cantautore, Noel Gallagher degli Oasis, che ha scritto alcune cose anche lui sulle nuove tecnologie, però mi si è aperto un mondo su frasi che lui ha scritto, beh, niente, prese da sue canzoni che io non conoscevo, non li ho ascoltati mai, gli Oasis, o se non in radio, insomma così, non ho mai comprato un disco, insomma, di loro, non so neanche esattamente che tipo di musica facciano, sono sincero. Però sicuramente il personaggio è un personaggio interessante e scrive cose belle sull'amore oggi vissuto in questi anni. Infatti questo disco che si chiama, scusate, ve lo dico, da High Flying Birds, quindi uccelli che volanti in alto, sarebbe letteralmente, che volano alti, del 2011, ci sono queste frasi che vi leggo così come le ho trovate e che comunque sono stimolanti, secondo me, per aprire un po' il proprio sguardo, il proprio orizzonte ai sogni e all'amore e al desiderio dell'amore, perché questo è quello che manca oggi, secondo me. Manca un po' di poesia, manca la voglia di innamorarsi, che è una cosa che si dovrebbe fare tutti i giorni. C'è una frase che ha scritto una mia amica, che qui saluto, Sara, bene, che ha messo nel suo profilo Facebook, che dice: la cosa più coraggiosa che si possa fare alzandosi al mattino è cercare di essere di buon umore. E direi che è abbastanza vero e importante, perché è una battaglia che facciamo tutti i giorni. Come esattamente un marito e una moglie devono confermare ogni mattina aprendo gli occhi e guardando chi dorme al proprio fianco, che è la persona che hanno scelto con cui condividere
condividere la vita, e non è una cosa semplice e facile, e farla in maniera convinta, insomma, no? E riconfermare sempre questo, questo è il campo del sentire che è altro da quello degli algoritmi, no? Gli algoritmi sono importanti, fondamentali, ma il campo del sentire, dell'immaginazione e della capacità di stupirsi e di innamorarsi, appunto, innamorarsi di una cosa, anche di un oggetto, di un'immagine, e comunque avere il cuore aperto è una cosa importante oggi, perché quello che si registra, articolo di domenica, sempre sulla domenica del Corriere, la rottamazione delle anime, un paese sempre più depresso e nessuno se ne occupa, poi magari vi leggo alcune parti. Ecco, per evitare un paese sempre più depresso c'è da fare delle cose, ma sicuramente bisogna anche leggere e sentire, lasciarsi andare un po' a chi riesce a cantare la gioia e l'amore. Bene, quindi vi leggo: quando non riesci a combattere i tuoi sentimenti e tutto è sempre uguale, e la pioggia, tu sai, cola dal soffitto, cade dall'alto, si innamora e si disinnamora, un cuore infranto batte ancora, a tempo e controtempo, stringi il tuo corpo vicino al mio, tu sai. Questa è la prima. Tieni duro, amore, devi resistere, perché sono tutti quanti in fuga, tutti quanti sono in fuga. Oh cielo, sto esaurendo le batterie, sono appeso alla scala, le lacrime che hai pianto servono solo ad adularmi, quella merda non ha alcuna importanza, prendo i colpi mentre cado, osservando le ruote che girano. Continuo a sognare, oh, perché l'uccello sta cantando, urlalo per me, avanti, ora. Se avessi una pistola, sparerei un buco nel sole e l'amore brucerebbe questa città per te. Se avessi tempo, fermerei il mondo e ti farei mia, e ogni giorno resterei sempre lo stesso insieme a te. Scusami se ho parlato troppo presto, i miei occhi ti hanno sempre seguito in giro per la stanza, perché sei il solo Dio di cui avrò mai bisogno. Sto tenendo duro e sto aspettando che il momento mi trovi. Perché il mare mi sta chiamando? Mi sembra di aver passato tutta la vita a scappare dalle persone che sarebbero state la morte di me e di te, perché non riesco a percepire le nuvole di tempesta che mi risucchiano l'anima. Alta marea, la vita procede più veloce e nessuno ha la risposta. Tuttavia, cerco di affrontare il giorno in un modo nuovo. Il fondo di una bottiglia è l'apostolo dell'uomo comune. Scappiamo via insieme. Continua a inseguire quell'arcobaleno. Non si sa mai quello che potresti trovare oltre il tramonto, all'orizzonte. Forse sogni, ma sembra veleno. Porterò quella tigre a fare un giro fuori. Questo è un altro disco, Chasing Yesterday, non ve lo so tradurre, ieri, Chasing non riesco a tradurlo in questo momento. Comunque andiamo avanti e leggiamo queste belle frasi, secondo me. La pioggia che arriva, tutto l'amore che si è lasciato alle spalle è andato. Quando l'uomo del fiume scorre, trovami la ragazza che elettrizza la tempesta. Tra non molto, lei se ne andrà. Mi dicono che hai toccato il volto di Dio, come il suono di corda che scricchiola intorno al tuo collo. Mi dicono che non ti sei mai arresa, come la canzone che stavi canticchiando nella testa. Per quanto tu lo voglia,
più di quanto tu ne abbia bisogno, so che sarai al mio fianco. Proprio nel momento in cui il tuono e il fulmine arriveranno, so che sarai al mio fianco. Questa mi sembra molto profonda, veramente. Portava un tamburello a forma di stella, la più bella ragazza che avessi mai visto. Era in piedi, persa e solitaria sulla riva. Ho cercato di attirare la sua attenzione. Ogni sera ballavo sulla strada nel suo lume di candela, ma non riesco più a contattarla. Forza, blocchiamo tutte le porte. Forse non ci troveranno mai. Questa volta potevo essere sicuro, come non mai. Ho continuato a correre, ma non riesco a raggiungere la montagna. Alle mie spalle si trovano gli anni che ho sprecato e sto affondando come un fiore nella fontana, quando tutto l'amore di cui avrei bisogno cadrà dal cielo. E in fondo mi è stato detto che le strade erano asfaltate con l'oro e che quando eravamo giovani non ci sarebbe stato più tempo per invecchiare. Ma va bene se balli con me stasera, va bene, noi combatteremo il morire della luce e cattureremo il sole. Ti ho seguito fino alla fine del mondo. Aspetto fuori dalla tua finestra. Qui fuori sento la pioggia che chiama il tuo nome, ma tu mi sei appena passata di fianco e te ne sei andata. I colori intorno a me stanno sfumando. Io ti aspetterò, venga quel che venga. Ti troverò, sì, ti troverò, se devo essere l'uomo che cammina da solo sulla terra. Con questo terminiamo. Speriamo di avere regalato qualche emozione attraverso queste parole. Le parole sono importanti, come dice Nanni Moretti in un film, La Palombella Rossa. Ma come parli? Dice con una giornalista che gli fa una domanda stupida. Ma come parli? Come parli? Le parole sono importanti, ed è vero, le parole sono molto importanti. Posso dirti una cosa? Intervengo, certo. Proprio a gamba tesa, ma non per a farti cadere. Scusa, ma perché oltre a questo, insomma, perché stai dando merito veramente a diciamo parole di musica, no? Che sì. Stiamo parlando di musica, di canzoni, eccetera. Sì. Qualche volta non leggi qualche tua poesia, perché tu in fin dei conti sei anche poeta. Bisogna mettere anche in risalto sta parte qui. Perché, cari amici che ci state ascoltando e guardando, il vostro Saiuz che vi sta chiacchierando in questo momento, insomma, conosce Emilio Cortini come poeta maggiormente. Quindi, grazie. Qualche volta mi piacerebbe, insomma, che tu uno o due poesie le metteresti in mezzo al tuo programma, anche se parli di altro, però lasceremo uno spazio, diciamo, per leggere uno o due poesie tue, in modo che le persone possano anche conoscerti, perché leggendo una tua poesia vuol dire che stanno leggendo la tua anima in quel momento. Grazie. È vero, la poesia, se è vera ed è sincera, è uno specchio dell'anima. Ma io ci pensavo mentre leggevo queste cose, chiaramente mi sono venute in mente alcune cose che ho scritto. Io non ho scritto tanto di amore, perché è una cosa talmente privata che secondo me è difficile da descrivere. Di solito si scrive di amore, noi poetastri scriviamo di amore quando l'amore è perduto, quindi non è bello non è bello mai scrivere. Però c'è un paio di frasi che sono all'interno di alcune cose che ho scritto, ed è una in particolare, ed è una bella immagine secondo me, come almeno io in quel momento sentii un innamoramento, che era così. Innamorarsi è come il salto del pesce, un guizzo di luce fuori campo. Questo è il terminale di una poesia dedicata a una donna che ho amato, che per me è stato molto importante. E un'altra che dice, questa proprio avevo 14 anni, quindi si può capire, però comunque le prime cose scritte, i poeti grandi, non certo io, le prime cose scritte sono comunque molto delicate, sono,
insomma, sono dei prodromi, come si dice, sono portatrici di quello che poi uno scriverà. E un'altra cosa, appunto, avevo 14 anni, mi sembra. L'amore è un gioco di favole, una freccia di miele che squarcia il tuo cuore. Ecco, con questo vi lascio, prendo l'invito e ringrazio Saius, se l'hai ricordato che io scrivo anche in versi, e senz'altro terrò presente questo invito, sperando di fare cosa gradita a voi. Ecco, passiamo ad altro, proprio cambiamo registro, abbiamo parlato di questo libro, Il potere in Italia, da De Gasperi a questi qua. Qualcosa ritrovate di questo libro, ma assieme ad altre cose, nelle news di gennaio, quali sicuramente, insomma, a parte qualche ritocco magari che fa il nostro direttore della testata, che giustamente controlla perché è responsabile lui. E poi niente, abbiamo letto Noel Gallagher, le sue frasi, così tratte dalle sue canzoni, che mi sono sembrate abbastanza, beh, importanti, insomma, abbastanza ricche di poesia. E passerei a una cosa invece un po' più dura, che ho scritto, ma che ancora oggi io riconfermo. L'ho scritto esattamente il 4 marzo 2013, esattamente il giorno dopo, no, poco dopo, il 27-2-2013. Ci sono state le elezioni che sono state una tragedia, nel senso che non sono andate, cioè nessuno ha vinto, e se non sbaglio, sai, correggimi perché non ho la memoria politica magari così viva, secondo me poi dopo è nato il governo Monti, insomma, i tecnici, quello dei tecnici e quant'altro, perché non nessuno politicamente vinse. E ho scritto questa cosa qui, che è piuttosto dura, è piuttosto anche densa, ma perché dietro c'era abbastanza rabbia, abbastanza cose che erano tanto che volevo dire, e quindi è un po' pesante magari, però vi invito a provare a seguirmi, perché ci ho messo veramente tante cose, proprio le cose più definitive che volevo dire, ed è un invito ai giovani anche, questa è cosa importante, dico quello che penso dell'Italia, ma alla fine c'è un invito ai giovani e al futuro e a sperare in loro almeno. L'Italia ha perso, gli italiani, popolo di servi sciocchi e collusi, non meritano il mio voto. Il colpo alla nuca si è materializzato stamani davanti a un video con dentro dei numeri. 27-2-2013. Ricorderemo ancora in cronaca questa data. Taffazzi, non so se ve lo ricordate, Taffazzi, quel comico vestito di nero che si picchiava nelle parti basse, insomma, con una bottiglia di plastica. Taffazzi è il vero eroe nazionale, nel senso che siamo bravissimi, insomma, a farci del male. Ecco. La pratica politica seria, non eterodiretta, vedi a proposito il lungo armistizio di Sabino Cassabile, un libro ponderosissimo che io non ho letto neanche tutto, ma che dovremmo leggere tutti, perché parla di quello che è successo nel dopoguerra e tante altre robe che sono entrate da noi tramite l'America, insomma, che ci ha colonizzato, anche se non siamo schiavi loro, ah, ci mancherebbe. Però, insomma, in qualche modo siamo. No, non dico altro. Il lungo armistizio di Cassabile è finita, insomma, la pratica seria non eterodiretta è finita. D'ora in poi sulla scheda elettorale scriverò ciò che scrissi 30 anni fa. Non è vero, però in quel momento lo sfogo era questo. Scriverò ciò che scrissi 30 anni fa in un'occasione delle mie prime votazioni, e cioè se il voto servisse a qualcosa, sarebbe illegale. Ai seggi porterò per lasciare in consultazione L'uomo in rivolta di Albert Camus,
qui c'è un po' di libri, però insomma io vivo anche di questa roba qua, non posso fare a meno di non dirle. L'uomo in rivolta di Albert Camus, che vi consiglio assolutamente, ma tutto, veramente tutto, chiaramente le ho scritte queste cose qui, per me è tutto importante. Gli scritti corsari e Petrolio di Pierpaolo Pasolini, qualche scritto di Bakunin, un intellettuale anarchico, e di Hannah Arendt, una marxiana molto seria e molto profonda, una sociologa. La biografia di Sacca e Vanzetti è quella di Giordano Bruno, che fu bruciato dalla Chiesa per le sue idee, e lui non rinunciò alle sue idee, quindi una persona eroica, che dovrebbe essere obbligatoria. La biografia di Giordano Bruno dovrebbe essere obbligatoria nelle scuole superiori italiane, assieme però anche al Principe di Niccolò Machiavelli. Dimenticavo, come gadget digitale un navigatore satellitare con una scheda madre aggiornata di geopolitica, che bisogna leggere queste robe qua, per intendersi a metà tra Limen, che è una rivista, e Internazionale, altra rivista. Sono due magazine. Detto questo, il rancore e la rabbia non sono sopite e sono indirizzate a molti conoscenti, qualche collega, un paio di parenti e in generale a tutti gli italiani che hanno determinato col non voto, quindi infatti ci fu un numero altissimo di non votanti, la situazione odierna, francamente, di merda. Viva l'Italia, abbiamo ridotto, non da ieri, la nostra bandiera alla guisa di uno strofinaccio sporco, imbrattato dai peggiori difetti italici, il nepotismo dei Cesari e dei Papi, da cui il familismo, cioè la sanguinaria, che io chiamo famiglia palermitana. E quindi sappiamo di che cosa parliamo. Dalle Alpi alle isole, le maschere della commedia dell'arte, cioè, per chi di Bologna lo sa benissimo, di Venezia pure, i balanzone e i pantalone, straparlano e comprano e vendono tutto, compresi i tesori nazionali. Vedi le scenette di Totò, che vendeva la Fontana di Trevi, bellissimo. Inclusi ideali, valori, diritti, futuro e non di meno, manovrano un gregge gretto e meschino di servi sciocchi e collusi, qualunquisti coatti, narcisetti provinciali, furbini che spuntano ad ogni angolo di quartiere, maestri dell'illusione, sbracati egoisti, piccoli rigattieri del ricatto, adescatori paludati, drogati di scommesse e gioco d'azzardo e puttanieri, che non è la peggiore delle debolezze. Bastardi vili, colpevoli, ignoranti, presuntuosi, da cui razzisti viscosi, intolleranti, violenti, sopraffattori, stupratori. Era il 2013, eh? Mi sembra che è andata poi in questo senso un po'. Si è espansa sta roba qua. Un consiglio, andate a ridere nel 2013, molto amaro, la visione dell'ultimo film di un vero comico. Vero era inteso un altro comico che in quel momento stava cominciando a mandare a vaffanculo mezza Italia, va bene. E in quel momento forse qualcosa di buono l'ha anche detto. Comunque, un vero comico era per richiamarlo. Cioè Antonio Albanese, tutto tutto niente niente, un film bellissimo secondo me, dice molto di più di tanti saggi politici. Questi sono senza sconti e con il cuore immane, dolente, credete, la maggioranza non tanto silenziosa del paese. Le mie sinapsi sono a rischio, spesso sopravvivo in una desolata solitudine. Adesso c'è la De Salz che mi tira su un po', però a quel momento era una desolata solitudine, e non è un merito, è un piccolo dolore, a volte cado in una sofferente borderline. E ciò mi accade per civismo e passione partecipativa negata, sia come uomo comune, cittadino che paga le tasse, da sempre, padre e lavoratore. L'Italia, forse da sempre, e personalmente lo posso sia testimoniare che documentare, è il paese del non merito. Lo confermano pratiche dilaganti e pervicaci della cooptazione di scambio, corruzione mista a concussione a macchia di leopardo tra Tirreno e Adriatico, intrisa di aspetti criminosi di cui è spaventoso verificarne il deglutimento.
il deglutimento quotidiano rassegnato e omologato come consuetudine. Lo aborro. La mancata e disillusa meritocrazia è sicuramente una radice, direi un fittone, cioè quelle radici che non hanno ramificazioni, proprio dritte come una carota, un fittone delle strutture tentacolari costrittive odierne. Spesso sento e vedo in giro tanti Laconte, se vi ricordate era quella figura mitologica che per difendere i figli nel mare viene travolto da decine di serpenti che poi insomma con cui combatte quasi senza riuscire a liberarsene. Ma è inutile lamentarsi o protestare, anche se con Mao, e lo ricordo ancora, vale ancora, io ce l'avevo in camera, un bel ribellarsi è giusto. Ma poi lui fece la grande marcia e ci furono anche molti, molti, molti morti. Bene, senza aver fatto una... Ecco, ribellarsi è giusto, ma è inutile lamentarsi o protestare, senza aver fatto prima un'ispezione igienica allo specchio. Guardiamoci, conosci te stesso di Socrate, è sempre valido. Senza prima aver fatto un'ispezione igienica allo specchio, tutti, me compreso, ovviamente. Sostenere il proprio sguardo costa fatica, indurisce e nello stesso tempo indebolisce, ma con orgoglio voglio pensare che, e questa è una frase di una mia poesia molto importante, forse una delle più belle che ho scritto, sapersi fragili è un prezioso dono. Sapersi fragili è un prezioso dono. Quanto mi è cara e quanto è fragile l'Italia delle famiglie sane, degli operai coscienziosi, degli artigiani intraprendenti e appassionati di fare bene il proprio mestiere, dei commercianti non sommersi o collusi, appunto, onesti e creativi, attenti all'opportunità e all'evoluzione dei mercati. Siete voi l'ossatura vera di questa nazione ammalata un po' di SLA e di Alzheimer, malattie gravissime e terminali. Ai giovani, questo è il destinatario finale di tutte queste belle parole, belle o brutte che siano, insomma, molto arrabbiate comunque. Ai giovani, mia ultima irriducibile speranza, compreso mio figlio 27enne, che ora invece ne ha 33, chiedo di andare una volta di più su Wikipedia e Wikiquote e Wikisearch e quant'altro, e una volta in meno sui social network. Mi sembra che in questi ultimi 4 anni non è andato proprio così. Per inciso la più grossa in social network, lo riconfermo, per inciso la più grossa mistificazione comunicativa planetaria, se non è riferita e attagliata a una necessità di contatto strumentale, materiale. Informarsi per capire e difendersi con gli strumenti del sapere e di una coscienza critica è ancora importante. Conoscere lingue e popoli, curare e implementare una mente ecologica, secondo George Bateson, la storia, l'antropologia, per difendersi dall'antropofagia, che vuol dire il cannibalismo, l'antropofagia, dicevano i latini, homo homini lupus est, l'uomo è un lupo per l'altro uomo. Insomma, signori, non rinunciare mai all'umiltà dell'apprendimento, ricordando, e l'ho già ricordato altre volte, infatti non foste a vivere come brutti, ma per seguire virtù e conoscenza, che lo fa dire a Ulisse. Nell'altra trasmissione non lo dissi, ma è Odisseo qui, Ulisse, che dice questa cosa nella Divina Commedia. Unito alla nonchalance di Lorenzo dei Medici, e qui un piccolo regalo: ah, quanto è bella giovinezza che si fugge tuttavia, chi vuole essere lieto sia, del domani non v'è certezza. Da parte mia continuo cocciutamente a illudermi di credere in voi, cioè nei giovani. Se ce la fate, cavalcate le tigri dell'innovazione, cercate di riguadagnarvi ciò che vi spetta, il vostro futuro, il che comunque significa imparare a lavorare duro, studiare sempre, trovare la propria cifra analitica, affinare capacità comparativi,
comparative e di sintesi, e oggi la complessità non manca, con pragmatismo antimitologico e pure iconoclasta se serve, unito agli strumenti preziosi che oggi avete a disposizione con un uso oculato della rete, evitando tutte le mistificazioni aleatorie, ideologiche, fideistiche, avventuristiche. Un solo consiglio, vecchio come il cucco, ricordate di tenere sempre pronte scarpe grosse e di lucidare un cervello fino. La strada è lunga e alla fine, e qui l'ho rubato una frase di un mio amico cantautore, alla fine è solo con te stessi, con se stessi. Alla fine è solo con se stessi che si fanno i conti. Parlate con i nonni a volte, se è inevitabile, sfidate i vostri padri, zittiteli con l'esempio, osservate i vecchi, ascoltateli, fate tesoro di loro consigli, anche se hanno vissuto in un mondo molto distante dall'era postmoderna attuale, hanno molto più e forse, nonostante carestie, vere e guerre, vissuto. Siete ancora in tempo. Ma tempus fugit, forse. Mi aspetto da voi un'epifania catartica radicale. Qui ve lo dico in inglese, poi lo traduco. Be proud, enjoy yourself, listen and try your best, young warriors. Good luck. Miro Cortini, maestro elementare, perché sono anche maestro elementare. Quindi be proud, siate orgogliosi, siate coraggiosi. Enjoy yourself, abbiate cura di voi stessi, del vostro bene, ascoltate e date il vostro meglio, giovani guerrieri. Buona fortuna. Non so a che ora siamo arrivati, Saius, aiutami che non ho. Perfetto, e siamo in chiusura, salutiamo i nostri amici, caro Miro, Sì, e diamo grazie. appuntamento, poi invece appuntamento perché siamo pure anche sotto le feste, Sì. l'appuntamento sarebbe per il 31, ma non credo che il 31 andremo in diretta. Ma non credo, spero di no. Quindi ci Cioè, rivediamo con l'anno nuovo, sarò diciamo, un ecco. po' ubriaco, quindi è meglio di no. Meglio di no. Ci rivediamo con l'anno nuovo, quindi con i nostri amici. A te l'ultimo per Grazie. il saluto e mandiamo la sigla. Vai col saluto, caro Miro. Niente, ci auguriamo tutti di esserci ancora, che è la cosa più importante, di avere la salute che ci accompagni e che la nostra mente, si possa lavare di tante cose, pesanti e negative e si possa vedere un futuro che è figlio di un passato ricco comunque, dove vanno prese le cose migliori e portarcele dietro in questo nuovo anno. Con questo un abbraccio a tutti, un giorno di festa che sarà Natale, in cui la propria spiritualità va raccolta e va celebrata, ognuno a modo suo, e poi al 2019, perché ne ho ancora tante da dirvene. Ciao a tutti, ciao.